scandalo vitalizi, piovono critiche feroci. Il PD sostiene l'intransigenza di Oliverio. L'ASPA, a distanza di 8 mesi dall'ultima bozza, vara il nuovo piano sanitario. Cosa cambia nei presidi calabresi? L'amministrazione comunale di Marina di Gioiosa Ionica ha tenuto una conferenza stampa in merito alla recente nomina di una commissione d'accesso presso l'ente. Furgone sperona Panda, rapina ad un portavalori in pieno centro a Reggio Calabria. Ape Green Drag con rito abbreviato, 2 secoli di carcere per 14 imputati. Le associazioni Afadi e Corvo di Soverato hanno inaugurato la Grotta di Lourdes, allestita nel giardino della sede della Afadi, inaugurazione preceduta da una cerimonia eucaristica e da una fiaccolata. Benvenuti, giornale di Telemia. Cominciamo con il trattamento pensionistico per consiglieri regionali. Piovono critiche sulla nuova proposta di legge. In furia la polemica sullo scandalo vitalizi in Calabria. Al centro di tutto il tentativo di istituire un trattamento pensionistico d'oro per quanti attualmente occupano gli scranni di Palazzo Campanella. A sottoscrivere la proposta, che ha fatto piovere critiche feroci sulla regione, una ventina di consiglieri appartenenti a tutti gli schieramenti. Duro e categorico il presidente Mario Oliverio a tal proposito, che ha richiesto l'immediato ritiro della proposta di legge, annunciando di porre la fiducia nel caso in cui però l'iniziativa dovesse arrivare in aula. Una vergogna se si pensa a tutte le reali emergenze della nostra terra. Nuovo piano sanitario, vediamo come si riordinano i presidi ospedalieri di Calabria. Sarà una coincidenza, ma lo stesso giorno della protesta delle mamme in pediatria arriva la delibera numero 92 con il nuovo atto aziendale che ridefinisce la nuova geografia dell'assistenza nel Regino. Confermato l'impianto attuale della situazione ospedaliera, 2 gli SPOC in provincia, Locri e Polistena, e 2 quelli generali, l'ospedale di Merito Portosalvo e quello di Gioia Tauro. Andando poi ad analizzare nel dettaglio l'atto aziendale per le diverse strutture ospedaliere, partiamo da quella di Polistena. Alla Santa Maria degli Ungheresi sono stati assegnati 188 posti letto, così suddivisi: 50 nell'area chirurgica, 50 in quella di ostetrice e ginecologia, pediatria con nido, 60 nella zona medica cardiologica UTIC, 10 nell'area della riabilitazione, 20 per la terapia intensiva e unità operativa coronarica. Per quanto riguarda invece l'ospedale di Melito, Tiberio Evoli, sono stati assegnati 92 posti letto così divisi: 40 per la chirurgia, 10 per la ginecologia, 32 per la medicina e 10 per la riabilitazione. All'ospedale di Gioia Tauro sono stati istituiti i minori posti letto in totale in tutto il territorio provinciale, solo 65. Di questi 30 nell'area chirurgica, 20 per la cardiologia e 15 per la lungodegenza. Ed infine arriviamo all'ospedale di Locri. Contro chi parlava di depotenziamento si assegnano invece 246 posti, il numero più elevato di posti assegnati con questo atto. In modo particolare verranno attribuiti 60 posti per l'area chirurgica, 8 nell'area emergenza, 60 nel dipartimento infantile, 81 per medicina, 20 per il recupero e la riabilitazione delle posta 17 posti letto per la terapia intensiva. E a proposito di sanità, c'è un duro monito che arriva da Don Pino De Masi, che scrive a Scura. Gentilissimo ingegnere Scura, sono un sacerdote della piana di Gioia Tauro, parroco di Polistena. Chiedo scusa se vengo ad importunarla, ma mi sento in dovere di farlo, come cittadino, come credente e come sacerdote impegnato in questo territorio. Questo è stato l'inizio dell'accorata lettera che Don Pino De Masi, referente di Libera per la piana di Gioia Tauro e sacerdote impegnato in prima linea, ha voluto indirizzare a Massimo Scura, il commissario ad acta, che da quasi 2 anni tiene in mano le chiavi della sanità calabrese. Un testo che, richiamandosi alle drammatiche richieste d'aiuto del territorio contestualizzato nel corso della celebrazione della 25esima ricorrenza della Giornata Mondiale dell'Ammalato lo scorso 11 febbraio, non ha mancato di porre l'accento sulle condizioni assai precarie del sistema sanitario calabrese nel suo insieme. Scrive Don Pino: ad essere interpellate sono le istituzioni dello Stato ad ogni livello, centrale e periferico, anche perché il diritto alla salute è uno dei diritti fondamentali del cittadino sancito dalla Costituzione del nostro Paese e le istituzioni hanno il dovere
dovere di tutelarlo anche in questa regione e in questo territorio della Piana, dove non poche strutture ospedaliere sono fatiscenti e da quarto mondo e dove la sanità sembra essere la prima malata cronica. Mi rendo conto, prosegue Don Pino De Masi, della situazione che ha ereditato e che certamente non è addebitabile a lei, ma piuttosto a predatori incoscienti e spesso di casa nostra e chi non ha svolto il proprio dovere di vigilanza, riconoscendo al funzionario la gravosità di un compito eluso dalla politica, ma dopo tanti anni e il monito del sacerdote non si può continuare nella strada intrapresa di arrovellarsi intorno a calcoli di tipo ragionieristico e di bilancio. Il diritto alla salute non può essere disatteso in ossequio, me lo permetta, dice ancora Don Pino De Masi, ad una pur giusta ma spesso strumentale lotta agli sprechi, tesa unicamente al continuo smantellamento di presidi sanitari essenziali e di posti letto necessari e previsti per il territorio. Parole dirette e chiare che più volte anche i territori ed i movimenti, adesso collegati, hanno voluto indirizzare all'ufficio del commissario Scura, impegnato non senza polemiche nella riorganizzazione del sistema sanitario calabrese. Quindi l'invito, venga un giorno, dice Don Pino, da semplice cittadino in incognito, si fermi per esempio nell'androne del pronto soccorso di Polistena o salga a fianco all'autista su un'autoambulanza. Si renderà certamente conto allora di come il diritto alla salute in questo territorio sia semplicemente una chimera, nonostante i sacrifici eroici e la professionalità della stragrande maggioranza degli operatori sanitari, una provocazione schietta girata alle stanze del potere per fare toccare con mano lo stato dell'arte della sanità calabrese, con una visione diretta della difficoltà quotidiana, ma anche delle tante storie di sofferenza che attanagliano nel silenzio e nella disperazione decine di famiglie. In pieno centro in città, ieri a Reggio Calabria, un assalto ad una Panda portavalori speronata da un furgone. Un assalto stile Far West, quello che si è verificato ieri nel pieno centro di Reggio Calabria. Un agente portavalori di 27 anni, dipendente di una società di Messina, la GML, è stato rapinato da due individui che gli hanno sottratto la borsa contenente denaro e la pistola di ordinanza. L'episodio è avvenuto nei pressi del ponte Calopinace, poco distante dalla stazione centrale delle Ferrovie dello Stato. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, l'auto sulla quale il portavalori viaggiava da solo, una Fiat Panda, è stata tamponata da un furgone Fiat Doblò che lo seguiva, da cui sono scese poi due persone che dopo averlo bloccato sono riuscite a sottrargli la pistola e la borsa contenente i soldi, il cui ammontare non è stato ancora quantificato con certezza, tuttavia pare si aggiri intorno alle 20.000 euro. Sul luogo della rapina immediatamente sono accorsi gli uomini delle volanti della squadra mobile locale e la scientifica, al vaglio degli investigatori, le telecamere di videosorveglianza della zona. I carabinieri della stazione di Colonia Marina, unitamente ai colleghi dello squadrone riportato Cacciatori Calabria, hanno dato esecuzione ad un decreto di fermo emesso dalla Procura della Repubblica di Locri nei confronti di Giuseppe Tuccio, 34enne del posto, fortemente indiziato di detenzione e spaccio di stupefacenti e violazione della normativa sul controllo delle armi. Questa mattina cambiamo pagina, andiamo a Marina di Gioiosa Ionica, conferenza stampa per spiegare cosa è accaduto al comune di Marina di Gioiosa Ionica con la commissione d'accesso. Un fulmine a ciel sereno, così il sindaco di Marina di Gioiosa Ionica, Domenico Vestito, ha aperto la conferenza stampa di quest'oggi di fronte alla stampa e a tantissime persone che nella sala conferenza del municipio si sono riunite. Ecco sindaco, un fulmine al ciel sereno che ovviamente non vi aspettavate, che lei ha aggiunto, la cosa ci fa provare molta vergogna, però siamo sicuri del nostro operato. Assolutamente sì, ed è un cielo che rimane sereno, vergato però da questo fulmine che ci ha squassati, ci ha colpiti in un momento particolare in cui abbiamo in cantiere cose importanti a livello strutturale per Marina di Gioiosa Ionica. Tuttavia la prendiamo come una prova che potrà rafforzare la nostra attività politica, perché alla fine dell'indagine ispettiva emergerà sostanzialmente la nostra assoluta estraneità a dinamiche che abbiamo sempre e ostinatamente contrastato.
Ecco, lei questo ha detto, ha elencato una serie di provvedimenti, di cose che avete compiuto proprio per combattere il fenomeno mafioso, rischiando anche, dando una svolta rispetto al passato. Ma assolutamente sì, penso all'impegno che abbiamo avuto sulla caserma dei Carabinieri con il protocollo col comando provinciale e il recupero di 1.200.000 euro di finanziamento, alla messa a disposizione dei 2 appartamenti confiscati proprio ai Carabinieri, all'attività sugli spazi pubblici, ai procedimenti disciplinari, alla revoca del bando che era stato assegnato all'ASED, tante cose che... Lo stadio comunale. La vicenda dello stadio comunale, la quale insieme con tutte le forze dello Stato abbiamo scelto una strada precisa. Ecco, tutta una serie di questioni che vanno proprio in direzione contraria a quella che ci viene contestata. Senta, lei diceva che qualche tempo fa, proprio in questa sala, avete discusso proprio dello scioglimento dei comuni. Ovviamente lei non sarebbe mai immaginato che a distanza di pochi mesi le sarebbe toccato, insomma, la stessa sorte. Però, ecco, a questo punto lei si avrà fatto anche un'idea da dove potrebbe essere partita questa cosa, probabilmente qualche denuncia anche di qualche dipendente, o comunque sono tante ipotesi quelle ventilate. Ecco, che arrivi la commissione d'accesso, presumibilmente anche su segnalazione di qualcuno, così, ecco, non è una cosa che turba ancora di più rispetto a un provvedimento che, insomma, sappiamo importante, e sappiamo che il prefetto lo prende con una certa cognizione di causa? Guardi, da dove arrivi io francamente non lo so, e devo dire la verità, mi interessa relativamente, perché credo che con l'atteggiamento di fiducia che abbiamo sempre avuto nei confronti delle istituzioni della Repubblica, sottoporci a quest'ulteriore vaglio va bene, non è un problema, però c'è un principio costituzionale importante, che è quello della leale collaborazione tra gli organi della Repubblica, non dico dello Stato, della Repubblica, di cui anche i comuni fanno parte. Ecco, questo principio secondo me va rafforzato, e in quel convegno al quale lei si riferiva abbiamo discusso di questi aspetti, e credo che uno dei punti da evidenziare, se ci sarà una riforma della legge sulle ispezioni nei comuni e sugli scioglimenti, è proprio quello di rafforzare la leale collaborazione, perché altrimenti si rischia di fare di tutta un'erba un fascio e di far passare i buoni come cattivi, i cattivi come buoni, e nella confusione proliferano solamente le mafie. Io però ho fiducia, e ai miei cittadini dico di non lasciarsi andare a dietrologie, a pettegolezzi, a chiacchiere che lasciano il tempo che trovano, e di avere fiducia nelle istituzioni della Repubblica. 7 macchinette abusive, 5 videolotteri e 2 totem sono stati sequestrati dai baschi verdi della compagnia della Guardia di Finanza di Crotone, insieme a funzionari dell'AMS, in un bar tabaccheria nell'ambito di un servizio contro il gioco d'azzardo. Ed ora una nota che riguarda il Papa, riguarda giovani concertisti calabresi, simpatica. La leggo: ha suscitato il divertito sorriso di Papa Francesco al termine dell'udienza generale nell'aula Paolo VI, l'esibizione di un coro di 150 bambini presenti tra i fedeli, le note ascendenti di Santo Eufemio alla Mezze Terme, che secondo l'uso normale stava andando un po' troppo per le lunghe. Una prima parte del canto aveva già avuto l'applauso dei circa 7.000 pellegrini presenti, che lo credevano concluso, ma poi il coro, diretto da una maestra, ha ripreso imperterrito ancora un'altra strofa, al che il Papa, sorridendo, ha allargato le braccia e la platea ha continuato ad applaudire fino al reale termine dell'esibizione. Calabria ancora protagonista, simpaticamente, e con le sue eccellenze. Ed ora ascoltiamo Enzo Romeo, c'è il suo editoriale, si chiama 10 righe. Ben trovate e ben trovati con 10 righe. Domenica scorsa il Corriere della Sera, e anche dopo i giornali calabresi, hanno toccato l'argomento, hanno affrontato l'argomento. Il Corriere della Sera, dicevo, ha intervistato il presidente del Tribunale dei Minori di Reggio Calabria, Roberto Labella, magistrato molto stimato, e ho qui proprio il Corriere della Sera, è stato intervistato da uno dei più bravi cronisti del Corriere della Sera. Vi chiedo un po' di pazienza perché non avevamo visualizzato immediatamente
la pagina, ma è una cosa molto importante. Il giudice, ecco, che salva i figli dai boss e dichiara, dichiara: sono le madri a chiedermelo. Di Bella è stato anche intervistato dal New York Times, che ha saputo di un'iniziativa che viene proprio sperimentata dal Tribunale dei Minori di Reggio Calabria per i figli dei boss. Ora, sull'argomento, che è di estrema delicatezza, e sarebbe molto giusto che parlassero sociologi, psicologi, psichiatri e giuristi, noi come giornalisti possiamo dire la nostra. Avendo fatto chi vi parla, ma anche tanti altri colleghi, per molti anni la cronaca nera e la cronaca giudiziaria, quindi di cose ne abbiamo viste e ne avremmo fatto volentieri a meno, è chiaro che l'argomento ha una sua importanza, perché ci sono dei ragazzi, figli di boss a rischio, che vengono con la collaborazione di alcuni familiari, quindi non è una crepa che all'interno dell'andrangheto della mafia si sta aprendo, è uno squarcio di luce, interpretiamolo in questo senso. Dicevo, con la collaborazione magari anche delle madri, si cerca di trovare una soluzione per figli che potrebbero avere una vita diversa, ecco, potrebbero essere totalmente allontanati e quindi potrebbero affrancarsi da una cultura che alla fine non porta da nessuna parte, questo lo sappiamo. Quindi i ragazzi che vengono allontanati temporaneamente, perché sulla genitorialità non si scherza, e nemmeno sulla genetica, e nemmeno sul rapporto, scusatemi se uso questo termine, di sangue, perché un padre o una madre, anche se è boss, nei confronti dei figli ha sempre, questo credo che sia umano, una forma di protezione. Il problema è poi un altro: questi ragazzi imbevuti di una certa cultura, che scelta fanno di vita? Già chi non fa scelta di 'ndrangheta sbaglia molte volte, e tutti noi, o comunque molti di noi, hanno sbagliato circa alcuni comportamenti. Figurarsi poi chi vive proprio come formazione una cultura così oppressiva e così deviante come quella 'ndranghetistica. Quindi il problema è veramente serio. La genitorialità è un conto, l'aiuto che si può dare a dei ragazzi è un altro. Il presidente Di Bella, con la collaborazione naturalmente di altri magistrati e di altri esperti, è riuscito a creare, e Reggio Calabria è diventato, bellissima notizia, laboratorio per questa esperienza, è riuscito a creare una sorta di contesto che consenta l'allontanamento, ribadisco, temporaneo di ragazzi, figli di boss, che vengono accolti da famiglie che sono naturalmente testate e che possono attuare ed effettuare, praticare l'istituto dell'affidamento temporaneo. Quindi c'è la collaborazione evidentemente anche di molte famiglie, e Reggio Calabria già da anni ha, ovviamente questo l'istituto dell'affidamento è praticato da sempre e in diverse realtà territoriali del nostro paese, ma Reggio Calabria è stata sempre una sede molto attenta a queste questioni. Bene, sapete cosa è accaduto? Che alcuni ragazzi abbiano ripreso il percorso di formazione scolastica e addirittura anche universitaria, grazie al supporto di quelle famiglie che li hanno ospitati. Questa è una notizia di assoluto valore. Se poi il New York Times, che da qualche tempo sta aprendo una grande finestra sulla realtà calabrese, si interessa dell'iniziativa, beh, sicuramente questo è un bel fatto, un fatto che non solo gratifica ma incoraggia. Dice Di Bella, intervistato da Luigi Ferrarella sul Corriere della Sera, che questa situazione sta anche scuotendo le donne dei clan. Talvolta sono dubbiose, poi piano piano si convincono che forse valga la pena di
provare questa esperienza e di dare un'alternativa concreta ai loro figli. Ecco, questo è un fatto importante. E rischiamo di essere retorici, di essere ripetitivi. Non significa strappare a dei padri o a delle madri i propri figli, tranne che non siano oggetto di violenze questi ragazzi, ci mancherebbe altro, ma questo riguarda il mondo in generale, non riguarda questo settore specifico evidentemente. Si tratta di allontanarli da un certo sistema di formazione e garantire loro un nuovo percorso, un percorso magari insperato, ma certamente praticabile e realizzabile da Reggio Calabria, dal Tribunale dei Minori, quindi questa grande traccia, questo grande solco di speranza. Ristorante La Villa dal 1984 a Siderno, aperto a pranzo, per cena su prenotazioni. La Villa ospita feste di compleanno, eventi e convention. La Villa in Piazza delle Palme davanti Banco di Napoli, Siderno. Parafarmacia Falletti, farmaci OTC e SOP, dermocosmesi, infanzia, fitoterapia, integrazione alimentare, veterinaria, celiachia. Corso della Repubblica 96, Siderno. Mosaico digitale di immagini su qualunque superficie interna. L'arredo elegante e originale. Mosaico digitale Siderno, via Ionio 22. Autoricambi Schirripa. Efficienza, puntualità, competenza, convenienza. Autoricambi Schirripa, via Circonvallazione Nord 32, Siderno. Panificio, biscottificio, pizze Nonna Lucia di Rosella De Luca, via Pitagora 3133, Caulonia. L'eleganza, la classe, la sartorialità. La sartoria del maestro d'arte Francesco Furfaro. Abiti su misura che sfidano il tempo. L'eleganza non è farsi notare. La sartoria di Francesco Furfaro, Piazza delle Palme 3, Siderno. La pubblicità ora, un po' di consigli e poi torniamo per la seconda parte del TG. Consorzio di bonifica Alto Ionio Regino. Elezioni consortili del 19 febbraio 2017. Ai signori agricoltori del comprensorio compreso tra Bovalina e Monestarace si comunica che giorno 19 febbraio 2017 dalle ore 7 alle ore 22 si terranno le elezioni consortili. Le votazioni si svolgeranno secondo le modalità del regolamento elettorale e dello statuto consortile pubblicati sul nostro sito internet. Presso le seguenti sedi elettorali: Caulonia, sala consigliare via Roma, per gli aventi diritto al voto del comune di Caulonia; Placanica, sala comunale, per gli aventi diritto di Placanica e Stignano; Gioiosa Ionica, auditorium scuola media via Rubina, per gli aventi diritto di Gioiosa Ionica, marina di Gioiosa Ionica, Grotteria, Martone, Mammola, San Giovanni di Gerace; Astilo, sala comunale, Palazzo San Giovanni, per gli aventi diritto al voto di Stilo, Bivongi, Pazzano; Siderno, sala comunale, Piazza Vittorio Veneto, per gli aventi diritto di Siderno, Agnana, Canolo; Roccella Ionica, sala comunale, via 25 Aprile, per gli aventi diritto al voto del comune di Roccella Ionica; Camini, sala polifunzionale, via Nuova Camini, per gli aventi diritto al voto dei comuni di Camini e Riace; Monastarace, ex mercato coperto, sala convegni, via Papaleo, per gli aventi diritto al voto del comune di Monastarace; Locri, sala corso Vittorio Emanuele 17, per gli iscritti nella lista degli aventi diritto al voto dei comuni di Locri, Gerace, Portigliola, Antonimina; Ardore, biblioteca comunale, via Manzoni, per gli aventi diritto al voto del comune di Ardore, Sant'Ilario, Cimina; Bovalino, sala consigliare via 24 maggio,
per gli aventi diritto al voto dei comuni di Bovalino, Benestare, Careri, Platì. Bentornati, seconda parte del TG, andiamo ad Ape Green Drag, siamo col rito abbreviato, due secoli di carcere per 14 imputati, queste le richieste del sostituto De Bernardo. Condanne per 200 anni di carcere, a tanto ammonta la richiesta del sostituto procuratore della DDA di Reggio Calabria, Antonio De Bernardo, avanzata al termine della requisitoria del processo scaturito dal Maxi Blitz Ape Green Drag. Al banco degli imputati 14 persone che hanno optato per il rito abbreviato. Le accuse variano da associazione mafiosa a contraffazione, traffico di stupefacenti, detenzione di droga, ipotizzato dagli inquirenti anche un collegamento tra i clan della Locride e della la piana di Gioia Tauro per l'importazione della sostanza stupefacente dal Venezuela. In forza della risultanza acquisita nel corso delle indagini condotte dalla Polizia di Stato che hanno portato all'operazione di un anno fa, sarebbe stata registrata la continuità e l'assiduità dei rapporti tra i membri, evidenziati dai numerosi contatti tra di loro, la materiale partecipazione alla fase esecutiva di numerosi reati portati a termine e ancora l'elaborazione e l'adozione di un linguaggio convenzionale comune. E infine un luogo unico di incontro tra i partecipi, ovvero la lavanderia Ape Green di Commisso Giuseppe. È proprio all'interno di tale lavanderia, infatti, che le cimici piazzate dall'antimafia hanno captato ore ed ore di dialoghi utilizzati anche in altre inchieste anti-ndrangheta, fissata per il 28 febbraio l'udienza in cui si alterneranno le difese. La scuola di filosofia Scolè di Roccella Ionica apre un nuovo ciclo di incontri. Lo fa proprio a Roccella Ionica, sentiamo il primo ospite. Si è tenuto presso il liceo di Roccella Ionica l'incontro culturale dell'associazione Scolè dal titolo Socrate nel Novecento tra anticonformismo individuale e dissenso politico. Ospite e relatrice dell'evento la professoressa Gabriella Baptiste dell'Università di Cagliari, la quale ha tenuto un discorso profondo ai ragazzi parlando dell'evoluzione del pensiero moderno da Cartesio a Kant, cercando di porre l'attenzione sul tema delle rivoluzioni culturali e ideologiche intese in più situazioni e con diverse sfaccettature. L'intento è stato poi quello di discutere e di far riflettere sul fatto che spesso un personaggio storico può percepirsi molto contemporaneo. Ho tenuto delle lezioni nelle scuole dove abbiamo affrontato il problema della rivoluzione del soggetto nel pensiero moderno da Cartesio a Kant. E il tema di quest'anno che affrontano i ragazzi come tema di approfondimento è appunto il tema delle rivoluzioni, rivoluzioni che noi abbiamo affrontato appunto in sensi anche altri rispetto alle rivoluzioni come altrimenti le pensiamo noi oggi, cioè le rivolte, le sedizioni, i trambusti sociali. Abbiamo riflettuto appunto su come la rivoluzione è stata anche un problema scientifico, per esempio la rivoluzione di Copernico, ma come è stata anche un problema teorico, quella rivoluzione in cui il soggetto diventa il centro, un polo di riferimento fondamentale nel pensiero moderno. E questa sera qui nel liceo di Roccella terrò una conversazione su Socrate nel Novecento tra anticonformismo individuale e dissenso politico, questo è il titolo, diciamo, della mia conversazione. In qualche modo il mio intento è quello di mostrare che un personaggio antico di 2500 anni in realtà continua ad essere un nostro contemporaneo, continua ad essere vivo insieme a noi, e mi rallegro molto che l'organizzazione di questa iniziativa abbia presentato sul manifesto un Socrate un po' impertinente, un Socrate che è vestito come un rapper, che è vestito come un disc jockey, quasi appunto a dimostrare che questi autori non sono lontani da noi, ma che appunto vivono e strutturano anche il nostro tempo. Il nostro liceo, nella convinzione che sia importante offrire delle occasioni e delle esperienze formative e culturali diverse, significative,
significative, ha ormai da 5 anni avviato questo percorso di collaborazione con l'associazione Scolè, il cui presidente è anche un professore del nostro istituto, il professore Salvatore Scali. Questo rapporto di collaborazione mira alla promozione per gli allievi del triennio dei seminari di filosofia tenuti da professori universitari. Da quest'anno il liceo consolida il rapporto con l'associazione, in quanto abbiamo accettato di ospitare degli incontri pubblici pomeridiani aperti a tutta la cittadinanza, che mirano a promuovere la divulgazione, l'approfondimento della filosofia e anche della comprensione problematica del presente. Chiaramente il liceo prende spunto da questo anche per aprirsi al territorio e per mostrare le proprie potenzialità. Le associazioni Afadi e Corvo di Soverato hanno inaugurato la Grotta di Lourdes, allestita nel giardino della sede Afadi, inaugurazione preceduta da una cerimonia eucaristica e da una fiaccolata. Per la Presidente, un dono per tutta la città. Una giornata molto significativa e molto importante, impregnata di valori, di spiritualità, ma anche di tanta socializzazione. Ecco, qui alle nostre spalle abbiamo davvero l'immagine dolcissima della Madonna, dell'effigie. Una bella iniziativa organizzata dal quartiere Corvo con la grotta appena inaugurata. È un'iniziativa che è nata così, per caso. Pensa che abbiamo fatto tutto in una settimana. Hanno lavorato veramente incessantemente sotto la pioggia per riuscire a portare a termine entro oggi, perché oggi è la festa della Madonna di Lourdes, è la giornata dell'ammalato, e sono riusciti, guarda, si sono stremati, però ce l'hanno fatta. È un'iniziativa fatta dal Corvo, dall'associazione Corvo, in collaborazione con l'AFADI, col presidente dell'AFADI, i ragazzi, tutti quanti. È un'iniziativa che è nata così per caso, ce l'abbiamo fatta, sono tantissimo emozionata, perché è una statua che porta veramente emozione solamente a guardarla. Penso che anche gli ospiti del giardino stasera si sono emozionati. È stata una bella cerimonia preceduta dalla Santa Messa con la processione, la fiaccolata organizzata dall'Unità Alsi, il presidente Pipicelli. Poi sono arrivati da noi, abbiamo inaugurato la statua, una bellissima preghiera di Don Pasquale, che ringrazio tantissimo per la sua collaborazione, mi viene sempre incontro. Niente, che dire, l'amministrazione ci ha dato una mano e soprattutto i miei amati collaboratori, che veramente non mi stanco mai di ringraziarli. Qui a fianco ne ho uno. Però soltanto terminare con te, Vittoria, lo dicevi nel tuo saluto, lo diceva anche Don Pasquale dopo la benedizione, ecco, la Madonna è qui presente, chiunque vorrà, perché è un dono anche che si fa alla cittadinanza tutta, chiunque vorrà davvero e sentirà il bisogno di venire a recitare una preghiera, è sicuramente ben accetto, ovviamente. Sì, noi siamo sempre qui, io stessa sono una volontaria dell'AFADI, quindi il pomeriggio siamo sempre qui, chiunque volesse recitare una preghiera, come dici tu, un rosario, il cancello è sempre aperto finché l'associazione è aperta, e quindi possono tranquillamente entrare senza problemi. La Madonna di Lourdes è la statua della Madonna di Lourdes e di tutta la cittadinanza di Soverato. Noi abbiamo altre iniziative per quanto riguarda la Madonna, ancora non è completa, perché la Presidente ha sempre una marea di idee, e adesso quanto prima vedrete un'altra iniziativa bellissima che la porteremo a compimento di qua a qualche mesetto. Ci voleva in questo quartiere, perché ci mancava qualcosa di aggregazione, dove poter entrare senza aver problemi. E qua è aperto, come ha sottolineato la nostra Presidente, la quale però, adesso glielo dico per televisione, non deve assolutamente mollare la direzione, ok?
Questo è un invito che ti fanno, perché anche noi sapevamo che tu eri in dirittura d'arrivo e volevi lasciare, perché comunque è anche impegnativo, soprattutto quando si fa con passione e con il cuore. Cosa rispondiamo a Carmelo? Allora, io a Carmelo rispondo che il 19 c'è l'assemblea dei soci, c'è l'iscrizione al nuovo anno e chissà se i soci sono così convinti che io debba rimanere alla loro guida, si vedrà il 19, perché ci può essere anche qualche altra persona interessata alla guida del quartiere Corvo. Giornalisti d'Azione stanno organizzando in tutto il territorio calabro una serie di corsi, corsi di giornalismo. Andiamo a vedere quelli in provincia di Reggio Calabria, come sono stati articolati. Giornalisti che insegnano giornalismo in un progetto condiviso da diversi istituti scolastici della Calabria. L'idea è del movimento Giornalisti d'Azione ed è diventata realtà in tre scuole superiori, il Da Vinci Nitti di Cosenza, il Francesco La Cava di Bovalino ed il Volta di Reggio Calabria. È il primo passo di un progetto molto più ampio che coinvolgerà altre scuole e che consentirà di offrire ai giornalisti calabresi nuove opportunità di lavoro, dice il presidente di Giornalisti d'Azione Mario Tursi Prato. L'apporto fondamentale che dà Giornalisti d'Azione è quello di portare all'interno delle scuole dei giornalisti, dei professionisti. In questo modo i ragazzi potranno usufruire di questa esperienza portata dai nostri giornalisti e apprendere come meglio interpretare il mondo dei media e della comunicazione più in generale. Saranno questi i temi che verranno trattati e sviluppati nei laboratori di Giornalisti d'Azione. Avere una collaborazione con un'associazione che è competente, che può darci degli strumenti più specifici, naturalmente un valore aggiunto. La legge 107 del 2015, cosiddetta della buona scuola, ha introdotto le esperienze di alternanza scuola-lavoro anche nei licei. L'attività che ritengo più significativa sia a livello formativo per i ragazzi, sia per l'impatto che avrà anche sul territorio, è quella legata al progetto Giornalistica e Passione. L'esigenza di attivare percorsi di alternanza scuola-lavoro ci ha portato a sottoscrivere una convenzione con l'Associazione Giornalisti d'Azione perché i ragazzi del profilo di grafica e comunicazione potessero avvalersi di professionisti del settore per implementare le loro capacità di lettura critica dei messaggi televisivi, dei messaggi giornalistici in una società sempre più fluida dove la comunicazione rappresenta la possibilità di mettersi in contatto con il mondo. L'associazione Orizzonti, che ha preso in gestione un'ex scuola, l'ha trasformata in teatro a Gioiosa Ionica, sta organizzando tutta una serie di attività musicali e anche artigianali. L'artigianato, per l'appunto, con la lavorazione dell'argilla, il nuovo corso che è stato realizzato a Gioiosa Ionica. Oggi ci siamo divertiti per fare le tazze con l'argilla e ci siamo divertiti tantissimo. Allora, visto che siamo che sta arrivando Carnevale, stiamo facendo delle maschere che riguardano appunto la festa del Carnevale. Siamo presso la struttura di Sant'Antonio che l'amministrazione comunale ha messo a disposizione dell'Associazione Orizzonti per effettuare attività di laboratorio e quant'altro. Un signore incuriosito dalla nostra pubblicità sul web si è avvicinato alla terra, quindi all'argilla, e dopo i primi rudimentali, le prime indicazioni che gli abbiamo dato, è riuscito a realizzare anche dei lavori. Le persone che ci hanno raggiunto con fantasia e soprattutto con curiosità si sono avvicinati al materiale, quindi alle argille. Abbiamo dato delle indicazioni veramente elementari, come per esempio alcune tecniche base, la differenza tra un tipo di argilla e l'altra. Abbiamo sottolineato il fatto che ci stiamo incamminando in un percorso di materiali nostri, del nostro territorio, quindi della nostra argilla bianca, quelle estrapolate dalle collinette bianche famose calanchi. Ai bambini abbiamo dato il compito, come agli adulti, di realizzare la tazza attraverso la tecnica della lastra e del pizzico, e siamo subito passati alla lavorazione. Abbiamo realizzato la tazza naso, quindi con questa tecnica lo hanno fatto anche i bambini.
Seconda battuta, è arrivata con nostro piacere anche l'associazione della Recosol, dei comuni solidali. I ragazzi dello SPRAR dalla Tazzanaso poi hanno effettuato veramente dei lavori diversi che vedrete. E questa è stata anche un'altra delle belle sorprese. Questi ragazzi sono pieni di desiderio di lavorare, di manipolare, ma soprattutto di apportare nel nostro territorio quelle che sono le loro origini, le loro etnie, attraverso i disegni, i soggetti, le linee dei loro lavori. Si capisce che comunque la terra nativa rimane sempre lo stampo nella personalità di questi individui, e noi con grande piacere li riceviamo e cerchiamo di condividere con loro anche questa parte della loro storia. Possiamo dunque sostenere che, oltre al ritorno al passato con la manipolazione dell'argilla, quindi ritornare all'artigianato, possiamo dire che la terra è anche mezzo di aggregazione, di inclusione sociale. Un segno di collaborazione importante è quello che è avvenuto tra due associazioni come Orizzonti e Arte Terapia Zefiro Art, quindi più forze che si uniscono possono dare risultati migliori e di qualità superiore. Ringraziamo l'amministrazione comunale di Gioia Ionica che ci ha fornito la possibilità di organizzare questo evento. Siamo venuti a fare una bellissima esperienza insieme ai ragazzi stasera, che è praticamente esperienza con l'argilla. I ragazzi sono stati molto bravi e si sono divertiti tantissimo. Come ti chiami? Tahir. Tahir, com'è stata l'esperienza stasera? Bene, bene, bene. Io prima volta qua dovevo lavorare. Ciao a tutti Italia. Io sono Steve, vengo da Ghana. Ti sei divertito stasera qua? Sì, certo. E cosa hai costruito? Che cosa? Un piatto? Uno piatto, due coppo, che uno cane. Un cane? Sì. Bene. Mi piace l'italiano. Ok. Mi tre, uno piatto, uno testa, tazza, uno testa io. Una tazza. Testa. Una tazza e una maschera. Una maschera, una... Volto. Volto, basta. Io. E primo giorno, dopo piano io, professore. Io sono Tahir. Questo l'ha costruito lui? Pletuna, chiama e cartoon e cup. Ok, l'ha detto in pakistano. Un cucchiaio, un piatto, due tazzine e un omino. Crediamo di ripetere al più presto questa esperienza, visto l'ottimo risultato e la partecipazione di molte persone interessate a lavorare l'argilla. Andiamo a Soveria Mannelli, vi presentiamo una nuova azienda che coccola i suoi clienti. Vediamo in che maniera lavora con Fastweb. Siamo un'azienda giovane, nata praticamente dal nulla. Andrea, di cosa si tratta? Allora, un'azienda che appunto è nata da un annetto e mezzo, siamo partiti nel novembre 2014 e dopo aver fatto appunto una gavetta con un'azienda che era già radicata a Soveria per quanto riguarda le telecomunicazioni, per un paio d'anni ho vissuto questa esperienza come responsabile di sede, come TL, come responsabile area management. Poi dopo un paio di anni, con la chiusura appunto di questa azienda, mi sono inventato appunto questa nuova realtà, cioè ho deciso di mettermi in proprio e di creare questa nuova azienda, appunto la Creative, che in questo momento si occupa appunto per delle migliori aziende di telecomunicazione italiane. In questo caso noi facciamo referenza su Fastweb e facciamo appunto l'assistenza sull'area tecnica, cioè diamo la disponibilità al tecnico di poter offrire dei servizi in remoto e di poter gestire delle problematiche appunto all'interno delle criticità che c' è a Fastweb. L'azienda collabora appunto con Soleto, che è appunto un'azienda che si dedica appunto al cablaggio nazionale, e questo progetto era nato già l'anno scorso sul comune di San Mango, dove adesso in questo momento stiamo ampliando delle risorse anche per quanto riguarda Soria Mannelli. Quindi in questo momento siamo in fase di crescita anche per quanto riguarda... Quante unità occupate? Occupiamo su San Mango d'Aquino 32 unità e sul comune di Soveria Mannelli siamo a 18 unità. Il numero? Sì, siamo intorno alle 50 risorse per il momento, nel giro di un anno.
Età dell'occupazione? L'età occupazionale vanno diciamo dai 18 ai 40 anni in questo momento. Stiamo assumendo. Una fascia abbastanza giovane. Sì, molto giovane, perché comunque è un lavoro molto dinamico, è fatto appunto telematico, quindi c'è la disposizione di dover usare appunto come dire, il PC e alcuni programmi dedichi appunto per quanto riguarda le criticità fast web. Per l'agenda venerdì 17:30 presso la biblioteca comunale di Ardore un convegno sul tema mercato del lavoro e fiscalità, idee proposte per il territorio. Domenica 19:18:30 libreria Mondadori, centro commerciale La Gru Siderno, i Mad Vintage presentano l'album All'origine. Sabato 25, inizio ore 18, sala auditorium comunale Gioiosa Ionica, il cantautore Paolo Sofia presenta il suo ultimo progetto musicale dal titolo Navigante del 3000. Il 4 di marzo, ore 16:30, sala adunanze Palazzo Amaduri, presentazione del nuovo romanzo della scrittrice e giornalista Rai Anna Rosa Macrin, dal titolo Corpo estraneo. Gioiosa Ionica ovviamente, poi giorno 23 di aprile sul lungomare, diamo già in anticipo, in largo anticipo questo appuntamento, lungomare di Siderno, terzo trofeo pesca da riva Rosario Bonetti. E adesso la classica lettura dei principali titoli delle testate calabresi. Gazzetta del Sud Reggio, stretto protocollo sul traffico, ok, ad un tavolo tecnico voluto dai prefetti di Reggio e Messina. Reggio Acqua, il comune respinge le critiche e attacca. Poi lo scandalo, il vitalizio spacca la regione. Dopo il governatore Oliverio prende le distanze anche il presidente Irto. Rapinato vigilante in pieno centro, accade a Reggio Calabria, tre banditi hanno speronato un'auto. Roma va a rotoli, Berdini va via, il Campidoglio è un saloon, l'assessore all'urbanistica, dimissioni irrevocabili. Fini, ancora guai legati ai Tulliani, poi Champion in Napoli sogna una incredibile notte Real al Bernabeu. Passiamo al quotidiano del Sud e partiamo dal caso dei vitalizi che scuote il PD e non soltanto. Politica continua la polemica, diverse le reazioni e le prese di posizione. Crotone, badante seriale condannata a 9 anni. Narcotizzò e derubò coppia di anziani sospettata di altri casi. Senza papà la vita un calvario, diario della memoria, che vuole ricordare l'imprenditore di Cittanova Giacomo Catalano. Poi andiamo al colpo alla cosca d'élite, 33 condanne e 6 assoluzioni, Lamezia, la sentenza del processo Andromeda contro i clan Iannazzo, Da Ponte e Cannizzaro. Porta valori speronato e rapinato, accade a Reggio Calabria, assalto in stile Far West in pieno centro. Linea allo studio. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni. Prima che vi lasci alla sigla finale, vorrei ricordarvi cosa accade di bello in prima serata sul nostro canale con il seguitissimo concerto di Paul Warren a Martirano Lombardo di qualche giorno fa, ripreso integralmente dalle nostre camere. Per gli appassionati di musica, e adesso riepilogo e poi a tra un paio di ore per una nuova edizione del nostro giornale, a più tardi. Scandalo vitalizi, piovono critiche feroci, il PD sostiene l'intransigenza di Oliverio. L'ASPA a distanza di 8 mesi dall'ultima bozza vara il nuovo piano sanitario. Cosa cambia nei presidi calabresi? L'amministrazione comunale di Marina di Gioiosa Ionica ha tenuto una conferenza stampa in merito alla recente nomina di una commissione d'accesso presso l'ente. Furgone sperona Panda, rapina ad un portavalori in pieno centro a Reggio Calabria.
Ape Green Drug con rito abbreviato, 2 secoli di carcere per 14 imputati. Le associazioni Afadi e Corvo di Soverato hanno inaugurato la Grotta di Lourdes, allestita nel giardino della sede della Afadi, inaugurazione preceduta da una cerimonia eucaristica e da una fiaccolata.